Ma torniamo per un attimo al quadro che ha fatto da introduzione a questa intervista. Questo quadro è molto particolare e ha una storia molto particolare che sono sicuro ti divertirà a raccontare. Sì, questo è un quadro che fa parte dell'esposizione Patafisica, del Collage de Pataphysique organizzata da Tania Lorandi, che è rettrice immaginifica del Collage de Pataphysique di Bergamo, e il quadro prende ispirazione da una frase di Alfred Jarry sul punto di morte, quando chiese per ultimo desiderio uno stuzzicadenti. Quindi il quadro si intitola, è un gioco ovviamente, un gioco, ma anche un momento, diciamo, anche per ricordare questo grande maestro che ha scritto anche l'opera Uburè, stuzzicadenti cadenti, con un gioco di parole ed è una tecnica mista. Io di solito faccio completamente uso i colori a olio. In questo caso ho usato sia colori a olio che acrilici che anche altri materiali come appunto gli stuzzicadenti e una fotocopia di una mia fotografia. Sì, Questo quadro, a quanto ne so, sta girando un po' il mondo, ecco. è stato anche richiesto dall'Università di San Paolo del Brasile, dove c'è una grande attenzione alla patafisica e sicuramente se lo vorrete lo farete girare perché è un'iniziativa interessante per il centenario della scomparsa di Alfred Jarry. Alfred Jarry.